È a New York in piena estate con un clima torrido che si è tenuta la nona Hope Conference, dedicata quest'anno al tema della sicurezza. HOPE è l'acronimo di Hackers on Planet Earth, Hackers sul pianeta Terra, ed è una 3 giorni di seminari, incontri, workshop, installazioni e performance, la cui prima edizione si è tenuta nel 1994. Si tiene a New York, all'Hotel Pennsylvania, il cuore di Manhattan, di fronte alla Penn Station, la seconda stazione ferroviaria di New York, e proprio davanti al Madison Square Garden. 33esima strada e 7ª Avenue, a 2 passi dall'Empire State Building, un luogo di New York ad altissima densità di persone, un punto di passaggio dove avviene un ritrovo di 2.000 hackers da tutto il mondo. Si sono svolti più di 100 seminari in contemporanea in 4 diverse sale. Il biglietto per entrare costava $120 e veniva rilasciato sotto forma di passaporto. La Hope Conference si tiene ogni 2 anni. Quest'anno il tema era viaggi e sicurezza. Abbiamo realizzato un passaporto che serviva da biglietto d'ingresso e incoraggiato la gente a farselo timbrare con dei visti. Io ho qui un visto stampa, un visto da speaker e diversi altri, tra cui quello del Club Maté, la nostra bevanda energetica. Per lo più i contenuti sono stati il mondo hacker, la tecnologia, mettere in discussione l'autorità, giocare con ogni tipo di computer, telefonia, sistemi e molto altro. Gli hacker si occupano di sicurezza, quando questa viene declinata nel come rendere sicura una rete o un computer. E la sicurezza si occupa di hacker, quando sono i corpi civili o militari a dare loro la caccia per crimini informatici. I giornali dagli anni 80 in poi hanno usato il termine hacker come sinonimo di criminale informatico, mentre invece il termine indica smanettoni, appassionati di tecnologia, difensori di diritti civili in rete e crittografi. Gli hacker sono persone curiose, che godono dello spirito dell'intelligenza giocosa, per usare le parole di Richard Stallman, persone insofferenti agli ordini, che non rinunciano mai al loro spirito critico e che mettono continuamente in discussione l'autorità, come dice Emmanuel Goldstein, storico hacker e fondatore della rivista 2600, in circolazione dal 1984, conduttore del programma radiofonico Off the Hook, oltre che organizzatore della convention che abbiamo intervistato. Il tema era viaggi e sicurezza, dunque riguardava la TSA, responsabile dei controlli aeroportuali, ma soprattutto il Department of Homeland Security, che noi abbiamo parodiato facendo il Department of Hopeland Security, non Homeland ma Hopeland. Ci siamo divertiti con questo, abbiamo chiesto alla gente di mostrare il passaporto, abbiamo imposto diverse procedure di sicurezza, spesso inutili o ridicole, un po' come nella vita reale. Non so se qualcuno ha provato a guardare il passaporto con una luce ultravioletta, ma vedrete un faccino sorridente. Non so se da qui si vede. Ecco, questo era il nostro marchio anticontraffazione. Bene, non è vero che ci voleva un visto per assistere a questa conferenza. Era solo un modo per controllare la folla e farvi obbedire all'autorità. Tra le diverse entità che si sono occupate degli hacker, dandogli la caccia, l'entità più famosa in America è senz'altro la NSA, la National Security Agency, l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, il servizio del Dipartimento della Difesa nordamericana, responsabile della raccolta ed analisi delle comunicazioni estere e della sicurezza delle comunicazioni interne, sicurezza e criptoanalisi. Sono tra i creatori di Echelon, un sistema di intercettazione globale il cui nome è diventato famoso anche nella cultura popolare. There's so many things you can't do, including read this sign if you're driving by. La NSA è da sempre lo spauracchio degli hacker. È l'agenzia che ha sempre avuto, o vista la sua tendenza alla segretezza, si presume, che abbia potentissimi computer a disposizione con i quali decrittare anche la crittografia più forte. Dopo gli attacchi a New York del settembre 2001, l'introduzione del Patriot Act, una legislazione d'emergenza tuttora in vigore, ha sostanzialmente cambiato la legalità della privacy e conferito enormi poteri alle agenzie di sicurezza. Data la natura ubiqua di Internet, è diventato sempre più difficile negli anni definire il campo d'azione delle intercettazioni della NSA, in quanto in rete è difficile distinguere tra cittadini americani e non. È dunque un avvenimento che a questa conferenza uno dei relatori sia un ex dipendente della NSA, con quasi 40 anni di servizio, e che ha coperto anche il ruolo di direttore. È William Binney, il quale porta una notizia importante. Nello stato d'emergenza perenne di oggi, tutte le comunicazioni vengono monitorate e collezionate.
email, sms e telefonate. Dopo l'11 settembre 2001 ha notato un cambiamento in quello che stava facendo la NSA e ha visto che la tecnologia veniva ora usata contro gli americani all'interno del paese. Ha deciso che questo era troppo e da analista dell'NSA è diventato un informatore dell'NSA, un whistleblower. Penso che ci voglia un grande coraggio per mettersi contro un'entità così potente e farci così sapere cosa sta succedendo. È dunque un onore per me introdurre William Binney. Monitorare la popolazione nella sua interezza è qualcosa che il KGB, la Stasi o la Gestapo non avrebbero mai potuto neanche sognare. Qualcosa di così grande e comprensivo come questa capacità di monitorare la popolazione. Il loro scopo primario è di estrarre informazioni dalla popolazione in modo da poterla controllare. E questo è fondamentalmente quello che fanno i dittatori e i sistemi totalitari in giro per il mondo. E sempre questa, sfortunatamente, è la direzione verso quale il nostro governo sta andando. Le cose dovrebbero essere trasparenti, specialmente quelle che coinvolgono i governi. In pratica, ciò di cui si occupa Wikileaks, creare trasparenza. E abbiamo visto che reazioni provoca. La primavera araba è nata anche per via di Wikileaks, di cui è una indiretta conseguenza. E nonostante ciò, i governi ancora condannano ciò che ha fatto Wikileaks, perché temono che a un certo punto possa riguardare anche loro. Ogni governo ha paura di essere esposto a qualcosa di simile, di vedere rivelati i propri segreti. Non ha importanza quanto di buono possa derivare da ciò. Continuano ad opporsi. Ma non si può davvero arrestare un movimento di questo tipo, dove le persone sono consapevoli e sanno come usare la tecnologia, sanno farlo anonimamente e sanno usare anche la crittografia. E in sostanza mostrano i fatti. La verità è da sempre il nemico dello status quo, ma è anche l'alleato delle persone che vogliono sviluppare e creare. Io ho cominciato filmando. Quando lo streaming è diventato accessibile, ho cercato di capire quale fosse la miglior qualità di trasmissione possibile per trasmettere live, in modo che se fossi stato arrestato, il filmato sarebbe stato comunque salvo. Nessuno avrebbe potuto più cancellarlo e sarebbe stata una documentazione degli eventi. Diverse persone hanno cominciato a interagire con me tramite chat, a seguirmi su Twitter. E così credo che sia diventato giornalismo. Tim Pool è uno dei live streamer di Occupy Wall Street. Filma eventi non stop con un telefonino e trasmette il video in diretta su internet. È stato fermato a Chicago dalla polizia e tenuto sotto tiro delle armi per un'ora, senza un motivo. Un abuso che Tim ha filmato in diretta e di cui ha parlato qui, a Hope. I miei amici chiamano scherzosamente quello che faccio hacktive journalism, mischiando i tre termini di hacker, activist e journalist. Usiamo strumenti per fare in modo che l'informazione sia disponibile per tutti. Studiamo che sistemi dobbiamo utilizzare e quelli che dobbiamo costruire. Ad esempio, quando il regime egiziano ha fermato internet, il gruppo Telecomics ha usato le linee telefoniche per mandare messaggi con codice Morse ai radioamatori. In questo senso è stato utilizzato un sistema obsoleto per ripristinare il flusso di informazione. Deborah Natsios è una delle fondatrici di Cryptom.org, sito che dal 1996 pubblica documenti riservati riguardo libertà d'espressione, privacy e intelligence, come il più giovane e famoso Wikileaks. Bradley Manning è un giovane militare americano che ha divulgato nel 2010 su Wikileaks un video che mostra un elicottero americano sparare su civili, tra cui bambini e un giornalista, in Iraq. Da allora è detenuto in America in condizioni inumane e rischia la pena di morte per tradimento. Mi sono vestita così in quanto rappresento il partito pirata del Massachusetts e siamo qui per aiutare il gruppo di supporto di Bradley Manning. Vogliamo aiutarli a raccogliere fondi per la sua difesa. Noi rappresentiamo il gruppo di supporto per Bradley Manning. Raccogliamo donazioni e facciamo informazioni sul suo caso. È accusato di essere un informatore di Wikileaks e di aver diffuso circa 60.000 fascicoli contenenti informazioni riservate, materiale diplomatico riguardante la guerra in Iraq e in Afghanistan, e anche video, come quello famoso di Collateral Murder, l'elicottero aereo a Baghdad. È in prigione oramai da 2 anni. Una nuova sessione del processo comincerà lunedì e vogliamo raccogliere fondi per la sua difesa. Ho avuto l'opportunità di assistere al processo a Bradley, in aprile,
Non si potevano portare in aula telecamere o macchine fotografiche. Così ho deciso di fare dei disegni per mostrare al mondo quello che considero un avvenimento molto importante. Le persone dovrebbero interessarsene, in quanto ci riguarda tutti. Tutti dovrebbero lottare per Bradley. L'area dei diritti civili era coperta da numerose presenze. La Electronic Frontier Foundation ha tenuto ben tre diversi seminari. Electronic Frontier Foundation is a non-profit civil liberties organization. È un'organizzazione no profit di difesa delle libertà civili basata in California, a San Francisco. Ci occupiamo di libertà civili e diritti digitali in quest'epoca di tecnologie emergenti. Interveniamo in quelle situazioni in cui questi diritti sono in pericolo, come ad esempio quando un governo o altre entità spiano i cittadini. Ci occupiamo di libertà d'espressione, protezione della privacy. Lavoriamo su casi americani, ma anche internazionali. Cerchiamo di fare in modo che Internet rimanga libera e aperta, lo straordinario mezzo che conosciamo con la sua libertà di parola. Usiamo la divulgazione, abbiamo un blog dove diffondiamo le notizie e soprattutto con il supporto legale, la rappresentanza legale delle persone. Se qualcuno viene denunciato, noi interveniamo e lo tuteliamo, se pensiamo che il caso sia di interesse collettivo per la rete. La Free Software Foundation, fondata da Richard Stallman, promuove l'uso del software libero. La fondazione del software libero protegge i diritti degli utilizzatori di computer e degli sviluppatori di software, in modo che possano essere in grado di ispezionare, modificare e condividere il software che gira nei computer che possiedono o di cui sono responsabili. La fondazione fornisce diversi strumenti, sia legali che tecnici, per difendere la libertà degli utilizzatori di computer. La Electronic Frontier Foundation e la Free Software Foundation difendono privacy e libertà per la comunità, ma ci si può anche difendere singolarmente, come dimostra la proliferazione di oggetti privacy enhanced, cioè costruiti apposta per difendere la privacy. Ecco, questo è un portafoglio che blocca la lettura degli identificatori di radiofrequenza. Ma vendiamo anche dei portapassaporti, visto che ci sono RFID anche nei passaporti. Questa è una carta di credito e qui vi è un chip, come si vede dal logo sul retro. Se la passi al detector, come vedi, lo legge. Se invece lo mettiamo dentro uno di questi, fino a quando la carta di credito è dentro il borsellino, l'RFID non può essere letto. Durante la conferenza viene costruito collettivamente un telecomando che serve a spegnere le televisioni. Il suo inventore ne vende anche una versione con portachiavi a forma di Batman. Tra le cose che ho fatto c'è il TV Beacon, un dispositivo a sorgente aperta che spegne le televisioni accese negli spazi pubblici. Spingi un bottone e parte un codice di spegnimento fino a che la televisione si spegne. È come un comune telecomando, solo che i telecomandi hanno tutta una serie di stupidi bottoni di cui non hai davvero bisogno per avere a che fare con un televisore, come cambiare di canale, abbassare il volume. L'unico bottone di cui hai davvero bisogno è off, il bottone di spegnimento. Metterci le mani dentro, smontare le cose per vedere come funzionano, è una delle caratteristiche hacker. Anche a questa conferenza ci sono stati workshop pratici su come utilizzare i microprocessori Arduino, lezioni di saldatura e anche il classico come aprire un lucchetto con una colorata gara finale. Ci sono state anche arte, musica e performance. Noi siamo un collettivo artistico e tecnologico. Penso che sia molto importante per una comunità come quella hacker avere un punto di vista esterno. Io mi considero un hacker, ma sono anche un artista. Sono due mondi interconnessi. Welcome, ladies and gentlemen, to the closing ceremony. Networking class. That's what you are. I hope. L'aspetto comunitario è molto forte e la comunità hacker si è riscoperta molto unita. HOPE si svolge ogni due anni, ma la comunità di 2600 si incontra ogni mese. Gli incontri, i meeting di 2006, sono stati iniziati da Emmanuel Goldstein attraverso la rivista 2006 negli anni 80. La comunità hacker stava nascendo e formandosi in internet, sulle BBS, ma non c'erano opportunità per incontrarsi di persona. Ognuno era un nome sullo schermo o una voce dall'altro capo del filo. Non c'era interazione fisica. I meeting di 2006 sono stati un modo per uscire di casa e capire cosa stava succedendo nella comunità.
Quest'anno ho visto molti interventi sull'aiuto e il supporto reciproco. Sono appena uscito da un seminario chiamato Geek e Depressione. Molto coraggioso, perché in questo genere di seminari le persone parlano della propria storia personale. E ieri ce n'era anche uno sull'autismo. È il segno che questa comunità si sta evolvendo, ci si prende cura l'uno dell'altro, si combattono i simboli negativi. Questo serve a capire che si possono superare le difficoltà insieme, che non si è da soli. Quando ho cominciato a venire a Hope, anni fa, ero una delle 6 o 7 donne presenti. Ma ora credo che le donne siano un quarto dei visitatori. Vengono famiglie intere. Credo che sia uno dei luoghi più accoglienti per le donne. Qui ci sono tantissime donne che stanno colmando il divario di genere nell'ambito tecnologico, donne che tengono seminari, donne che sono grandi hacker. Alcune delle donne che sono qua sono interessate proprio all'hacking in sé, sia tecnologico che elettronico. Qua abbiamo visto saldatura, musica, arte. Altre invece sono interessate alle questioni di genere, ma questi due campi possono essere collegati. Ci sono più donne perché questa conferenza non si ferma solo all'aspetto tecnico, ma anzi spiega che l'hacking non è solo competenze tecnologiche. Puoi fare hacking anche senza un computer. L'ambiente qui è molto accogliente con le diversità. La società sta cambiando e noi stiamo cambiando con lei. Ci sono più persone provenienti da ambienti diversi che assistono e partecipano alla conferenza e anche il divario di genere si sta accorciando ed è un dato positivo. In molti hanno notato che c'è più equilibrio tra presenze maschili e femminili quest'anno. E sono d'accordo. In questi 10 anni che vengo ad Hope ho sempre visto presenze di donne e quest'anno c'è anche un buon numero di presenze transgender. È un ambiente amichevole anche per la scena queer. Probabilmente perché qui si tende più alla meritocrazia rispetto ad altri luoghi. La cosa che trovo molto positiva è che quest'anno abbiamo avuto davvero molte donne a tenere dei seminari, alcuni dei quali molto, molto tecnici. La cosa più affascinante di questa comunità è che non ha importanza il tuo aspetto, non ha importanza quanti soldi hai, da che famiglia provieni e anche di che sesso sei, non ha più importanza. Ha importanza ciò di cui ti interessi, quello che vuoi imparare, e se hai delle cose interessanti da dire agli altri. L'unica cosa che non va bene è far finta di essere ciò che non si è. Anche se non sei niente, qui sarei benvenuto se sei comunque interessato ad imparare. E c'è così tanto da imparare. Hope è nata nel 1994 come una conferenza di freakers, un termine slang che indica la comunità che studia ed esplora i sistemi di telecomunicazione, cioè gli smanettoni della telefonia. I primordi dell'hacking, di cui sono ancora presenti ai seminari alcuni personaggi molto noti, come John Draper, rimasto famoso col soprannome di Captain Crunch, dal nome di un fischietto contenuto nelle patatine Crunch, che metteva un suono a 2600 MHz, una frequenza utilizzata nei telefoni delle cabine dell'epoca. C'è un sacco di gente qui in sala che ha del fegato, ma non credo che nessuno possa battere questi tizi. Impersonare organizzazioni come il World Trade Organization o la Dow Chemical, andare alla televisione internazionale, prendersi gioco dei media, prendersi gioco del mondo intero e usare la loro abilità per far passare notizie che avrebbero dovuto essere già conosciute. Una compagnia industriale chimica responsabile della morte di decine di migliaia di persone in India che offre di ricompensare per il suo crimine? Beh, nella realtà non l'hanno mai fatto, ma nel mondo degli Yes Men l'hanno fatto e come, e in diretta alla BBC. E ha funzionato. È incredibile quello che si può fare con un po' di immaginazione, coraggio e una comunità alle spalle. E dunque salutiamo Andy degli Yes Men. Facciamogli un applauso. Gli Yes Men hanno compiuto diverse imprese. La più famosa è stata quella nel 2004, quando hanno impersonato un portavoce della Dow Chemical in un'intervista alla BBC, dicendo di voler rimborsare, a 20 anni di distanza, le vittime della strage di Bhopal. La notizia ha girato il mondo, l'anniversario della strage è stato ricordato. La compagnia Dow Chemical ha dovuto smentire la notizia per arrestare la caduta delle sue azioni che alla borsa tedesca hanno perso 2 miliardi di dollari nei primi 20 minuti dall'annuncio. Quello che facciamo noi Yes Men praticamente è di fare hacking nel giornalismo mainstream. Lavoriamo assieme al giornalismo mainstream essenzialmente.
forse utilizzando l'ingegneria sociale, ma col loro linguaggio spesso diamo loro una scusa per coprire delle questioni importanti che altrimenti non avrebbero trovato spazio. Tematiche su cui è disperatamente importante portare l'attenzione, come quelle che abbiamo citato prima. Lavoriamo con i media mainstream dandogli delle belle storie divertenti da coprire, invece che la questione importante, in quanto loro non possono coprire la questione importante solo perché è importante. Il 20° anniversario della strage di Bhopal, una catastrofe, il più grande disastro industriale dove nessuno ha mai compensato niente, nessuna assunzione di responsabilità. Ma questo non è importante. Invece, impersonare il portavoce dell'industria chimica in un'intervista alla BBC, questo sì che è importante. È strano, ma le cose funzionano così. Non credo che le cose siano cambiate per le cose che facciamo. È ancora facile infiltrarci nelle conferenze, volendo. Ce ne sono così tante dove possiamo entrare e fare ciò che vogliamo usando l'ingegneria sociale. Diciamo che manca la capacità di stare attenti e prevenire atti di ingegneria sociale. E inoltre ci sono milioni di altre cose che si possono fare oltre che parlare a una conferenza per far sì che i messaggi arrivino ai media mainstream. E noi continuiamo a pensarne di nuovi. Facciamo brainstorm con i gruppi con cui collaboriamo. Il fatto che molta gente sia diventata più paranoica non cambia davvero niente sul fatto che siamo abili a far arrivare ai media le storie a cui teniamo. L'ingegneria sociale nel mondo hacker è la capacità di ottenere informazioni e di far fare alla gente quello che si desidera. Quella che usano gli Yes Men per compiere il loro exploit ed è anche il nome del seminario tenuto da Emanuel Goldstein durante il quale telefona in diretta a una compagnia e, fingendosi qualcun altro, tenta di fargli fare qualcosa che non era previsto tra le risate del pubblico. I target sono aziende eticamente scorrette, per esempio chiamare un negozio di McDonald's e convincere il manager a spegnere l'aria condizionata durante una giornata afosa, rallentando così le loro vendite. Una dimostrazione ai confini dello scherzo che mostra nuovamente che hacking è un'attitudine e per essere un hacker non c'è bisogno per forza di usare un computer. Credo che questa conferenza, più ancora delle altre, abbia visto crescere la comunità. Molti seminari su questioni sociali, argomenti politici, su come cambiare la società, molto idealismo. Non era così una volta, quando la gente più o meno era solo interessata a giocare con le tecnologie, con un bel po' di impertinenza, che c'è ancora e ci sarà sempre. È una parte importante di quello che facciamo, ma adesso abbiamo un quadro più vasto davanti. Possiamo cambiare il mondo. La gente è cresciuta, hanno aperto le loro compagnie, inventano cose nuove e stanno rendendo il mondo un luogo diverso. Penso che la gente abbia capito di avere quel potere e ci sta pensando sempre più e vogliono fare di più. E dunque nelle nuove realtà che vediamo nascere troviamo anche dell'idealismo. La gente si occupa di cause sociali. Noi cresciamo e anche il mondo cresce in modo diverso. Abbiamo dei tempi interessanti davanti a noi. Da New York, Daniele Salvini e Marina Catucci.